conto poco come Crivello da capitano esubero. Oggi torna in campo dal primo minuto, inizia il match, ad arbitrarlo sarà Centi di Terni, assistenti Catallo e Tempestilli. Quarto ufficiale Recchia, il primo pallone del Palermo che lo controlla con Marongo e che dirò palla per Valente che va lì adesso a giocarla sulla sinistra, si sovrappone Crivello, Valente preferisce poggiare ancora per il tentativo di conclusione, l'errore o meglio Timo Tirocchi non si fida di bloccare il tiro di Turni. Vasquez spalle alla porta, prova a evitare il ritorno su di lui, Perretti mantiene il possesso del pallone, preferisce andare al cross, la spizzata di Curiale, bella l'idea, bella la soluzione, lo scambio cercato tra i due attaccanti che si sono trovati, Curiale la gira, palla alta sopra la traversa, difesa oggi da Berzotti, da sinistra a destra il Catanzaro, Berzotti, bella questa palla dentro, bandierina che si alza al momento della conclusione di Curiale che aveva battuto sì ma solo, ma secondo l'assistente di Centi Giulia Tempestilli posizione irregolare, al momento della conclusione Curiale riba palla larga su Tentardini, è rimasto giù De Rose, Tentardini l'uno contro uno con Alici, lo scarico per Risolo che pensa solo per un attimo alla conclusione, poi va al cross, uno strano cross per Gatti, palla in verticale, la finta di Ortisi a liberare la corsia per Tentardini che serve adesso il 19 col sinistro, il cross bello sul secondo palo, prova a coordinarsi al volo Berzotti che non riesce a impattare in maniera pulita sulla palla, si dispera De Rose che va ancora da Valente, bandierina che resta giù, il cross del 30 all'interno dell'area di rigore, Berzotti allontana ma lascia che il pallone resti praticamente all'interno dell'area, Dali ci prova Floriano sfiorato il palo, Catanzaro che ha allontanato male questo Ogier, palla in verticale, trova libero Valente, bello il movimento di Valente a imbucare per Soleri con i piedi Timo Tinocchi a dire di no, parata determinata, facile, chiuso dalle maglie rosse che riconquistano il pallone, Risolo e Baglieie, poi Vasquez lotta con Luperini, passa l'argentino, Ortisi col sinistro a testare i riflessi di Mazzolo Saran, lo scambio non si completa per la chiusura di Crivello, palla che passa Vasquez all'indietro all'altezza del dischetto, diagonale perfetta di Dova, poi Cirelli prova la conclusione direttamente verso la porta, pallone che non si è abbassato, è terminato alto sopra l'attraverso il rosanero, la conclusione dell'oro per questa sfida vale a dire Cinelli, poi Risolo di prima per Baglieie, alza la testa il francese, palla dentro, Curiale che ha il problema di girarsi, lo risolve con un gol fantastico, Curiale! Palla in verticale a cercare lo scatto di Soleri che ha ancora benzina nel motore. Protegge il pallone, aspetta l'inserimento di Silipo che arriva col sinistro, Silipo la sua classica giocata, non ha trovato il 7 per pochissimo, palla fuori e Ogier, palla intanto all'interno dell'area, si lotta, fasi confuse col pallone che resta lì, Bombaggi prova a calciare, non ci riesce, si stringono le maglie bianche, prova ad allargare il gioco Cinelli su Berzotti che ha tentato conclusione a giro dalla stessa posizione alla quale nel primo tempo, cioè poi Cinelli con calma prova a far viaggiare Bombaggi, arriva in questo istante il fischio finale, game over al Ceravolo, passa ai quarti di finale di Coppa Italia di C la squadra di Calabro, 1-0 lo stesso risultato con il quale aveva eliminato il Catania, per il Catanzaro fatta fuori un'altra